ancora una volta. Ciao ragazzi e ben ritornati nella serie delle leggiamo i commenti degli hater. Chi mi segue, loro hanno un cazzo che per me conta. Chi invece è un hater, figuriamoci se mi interessa del cazzo degli hater, ragazzi. Ma credevo che questo fosse ovvio. Beh, evidentemente non era così. Ma non è un problema. Oggi abbiamo una nuova carrellata di commenti di hater che dobbiamo leggere. E quelli di oggi sono in un particolar modo speciali. Vedrete. Inoltre, nello scorso episodio vi avevo chiesto di arrivare a tot un pollici in su, non mi ricordo neanche quanti, ma sicuramente ci siete arrivati perché erano tantissimi. Vi avevo detto che avrei rivelato il segreto, la tecnica per uccidere. Volete saperlo davvero? Ma non vi piacerà, perché l'unico modo, il solo modo per sconfiggere uno youtuber che odiate o che non vi piace è cercare in qualche modo di danneggiarlo, di fargli del male. L'unico modo, e se ci pensate a fondo, è ovvio, l'unico modo per sconfiggere una persona che vive delle vostre attenzioni, perché noi youtuber viviamo del vostro cazzo, ma l'unico modo per sconfiggere una persona così, ovviamente... Iniziamo subito con i commenti degli hater. Il primo, beh, non è proprio un hater, ma contiene una sfida particolare. Lion, tu sei uno youtuber bravissimo, le storie, serie... Non ho capito bene, vabbè, sono avvincenti e mi fanno ridere. Ma per favore, tagliati il cazzo. Va bene, accetto la sfida. Arriviamo a 60.000 pollici in su per questo video. Ed io dirò addio cazzo, lo taglierò. Proprio di brutta, traz. Se arriviamo a 60.000 pollici in su, io vi sfido. Andiamo avanti con il secondo commento. Lo sai, tu, proprio tu, lo sai che mi stai sulle palle? Anche tu mi stai sulle palle, tantissimo. E qua torniamo in quei commenti belli che mi piacciono a me perché contengono un confetto all'interno. Aspettate, state a vedere. Ma quanto sei coglione? Non lo so. Poi cazzo urli. Siamo tutti bravi a scioppare. Scioppare vuol dire far finta di essere chip e chop. Così si fa. Chip e chop. Vabbè, poverino io. E io sono andato a vedere il canale di questo signore, perché ho detto: ma vuoi vedere che magari lui ha qualche video? E ce li ha. Si mette a cantare stonatissimo, tra l'altro, e a ballare in modo molto provocante con un cappellino in testa, tutto così. E anche qua io non voglio criticare nessuno, perché ognuno è libero di fare quello che vuole col suo canale. Però, cioè, cazzo, non andare sui canali degli altri a spalare merda se poi sul tuo c'è qua, c'è gli Yotobi. E dai, andiamo avanti. E anche qua c'è il confetto, perché ormai i commenti hater ci piacciono con il cazzo. Allora, scusa, ci dice, ma esiste ancora il manicomio, quindi ti consiglio vivamente di andarci. Grazie, ok. Sono andato invece che al manicomio sul suo canale e ho trovato che questo qua... ha pubblicato questo video dove... cioè, calmi. E tu, nel tutto il video è un susseguirsi di immagini di Russia fredda. Che cazzo di video è? Cosa è? Perché? Perché c'è questo video? Per quale motivo? Tralasciando poi il signore con la barba congelata, poveri... Quello si è bevuto la birra, poi è uscito a meno 50 gradi, gli si è ghiacciato il cazzo. Proseguiamo con il prossimo. E ci scrive: hai rotto di urlare ad ogni video, fai collare le case, cazzo. Cazzo vuol dire questa cosa qua? Cioè, questo ha provato a scrivere una frase sensata, a metà della frase si è stancato, si è stancato a urlare ad ogni video. E lì ha detto: ma sì, ma il resto della frase scriviamola come viene. Ha iniziato a nuotare sulla tastiera e gli è venuto: fai collare le case, cazzo. Va bene, però ha detto: va bene così, va bene, in via. Vabbè, gli ha risposto un mio fan, Danny, che io: che ti ho fatto? Chi ti conosce? Ma sei appena arrivato. Pensate, questo qua ha risposto sotto quel video a centinaia di commenti di hater, perché era un video di Clash Royale che, come sapete, è sempre pieno di gente che non mi conosce e mi hatera. Non c'era bisogno, però, ti voglio dire, non c'è bisogno. Chi ti conosce? Ma sei appena arrivato. Non dovete insultarvi, nei commenti. Io sono contrario. Però mi ha fatto ridere. Dai, lasciamo stare, proseguiamo con il prossimo. E questo è anche l'ultimo commento di oggi. Sono stati un po' pochi, ma ho preferito chiudere con questo perché, se vogliamo, questo commento mi ha un pochino allarmato. Sì, allarmato. Perché è scritto da un tizio con un avatar abbastanza inquietante e mi ha scritto in tono molto serio anche: Lion,
Questa è la tua fine. Io sono il tuo hater definitivo e distruggerò il tuo canale. Hai i giorni contati, Lion. Quando il mio piano sarà concluso, la tua merda sparirà da YouTube. Tua madre. Allora, ovviamente è un cretino, perché non è che uno può alzarsi la mattina e decidere di farmi sparire. Tua madre. Voglio rimanere qua, ci sto tanto bene. Arrivi te, scemotto. Furbastro, furbastro. Mi ha un po' inquietato, perché ha scritto bene e sembra cattivo. Cioè, ma magari è dietro la porta di casa mia e mi vuole sparare con un fucile da cecchino. Un po' mi ha inquietato. Comunque, cercherò nel prossimo video degli hater di aggiornarvi su di lui e vedere se al prossimo video ha caricato qualcosa in più, perché ora come ora sul suo canale c'è solo un video abbastanza strano dove ci sono delle immagini particolari, tipo, sapete quelle robe da hacker? Ecco, quel genere di cose là. Però non c'è niente di specifico, quindi non so che tipo sia. Vedremo nei prossimi video se ci saranno delle novità anche su di lui, che questa figura misteriosa, un po' hacker, un po' hater, un po' pannolino, mi piace e vorrei che lui continuasse. Quindi se stai guardando questo video, noi aspettiamo le tue uccidi. Comunque, per questa volta è tutto ed io chiudo il video. Vi auguro una buona giornata, mi raccomando, arriviamo a 60.000 pollici su se volete che io dia un taglio al cazzo. Lion out. Tua madre, cazzo!